Il centro convegni Sant'Agostino di Cortona ha ospitato una 2 giorni il Festival della Scienza come conoscenza. L'iniziativa, grazie all'associazione Amici di Francesca con Franco Cosmi e alla supervisione scientifica di Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, diventa un'occasione di scambio e di condivisione su temi come la sociologia, il diritto, il linguaggio, la salute e la comunicazione. È stato un festival interessante, ci sono state molte relazioni che hanno sviluppato argomenti diversi. Il testo completo, la registrazione è presente su YouTube e quindi tutti la possono consultare. Lasciatemi soltanto dire che lo Stato deve aiutare, come dice la Costituzione, lo sviluppo della scienza, perché la scienza è fonte di conoscenza importante per la vita di tutti noi. E ci auguriamo che questo possa avvenire e che le tante voci che abbiamo sentito portino a una situazione in cui anche l'Italia possa giocare il suo ruolo nel campo della scienza a livello internazionale. Sì, noi pensiamo che questo è un primo seme che abbiamo buttato su un terreno che io penso che sia fertile. Questi 2 giorni mi hanno convinto che c'è un terreno fertile. Ecco, ora cercheremo di strutturare questo festival. È una cosa difficile che anche noi dobbiamo imparare perché sono cose che abbiamo incominciato quest'anno. Però ecco, quest'altro anno io sono convinto che forse coinvolgendo in modo più strutturato le scuole, magari i licei, le scuole superiori, questo avvio al metodo scientifico possa dare i suoi frutti. Speriamo, noi ci proviamo.